Daniele Cordani e Pamela questa sera a Olmo, una festa molto bella. Daniele Cordani, mi fai un bignami, un piccolo riassunto della tua storia musicale? Ci vorrebbe tre puntate, Fulvio. Intanto ciao a te, ciao a tutti i ragazzi, tutti quelli che ti ascoltano e ti guardano sempre. E noi siamo partiti 26 anni fa, abbiamo macinato tanti chilometri, abbiamo conosciuto tanta gente e tanti amici, la cosa importante è quella. È stata un'esperienza bella che continuerà, spero, ancora per tanti anni. Io stavo guardando l'altro giorno il tuo calendario e d'estate e anche d'inverno ho visto un sacco di date. Tu sei riconosciuto, da quanto sento dire dai tuoi estimatori, come un'orchestra che fa divertire. È così importante adesso, secondo te, fare divertire la gente che viene a ballare? Ottima domanda. Infatti, se tu guarderai sulla nostra pagina, dice il nostro mestiere è far divertire. La cosa importante è quella. La gente deve divertirsi, cantare le canzoni, ballare, e non bisogna dimenticare di far ballare la gente. È la cosa importante. Quando hai conosciuto Pamela, la voce ormai storica della tua orchestra? Giusto, storica. Sono circa più di 10 anni, abbiamo festeggiato proprio 10 anni di attività con Pamela a maggio, lei era entrata nel lontano 2007 febbraio, poi siamo riusciti a festeggiare a maggio e è stata una cosa così, come tutte le cose belle, è nata per caso e poi col tempo siamo cresciuti e poi la storia la sanno oramai tutti, ecco. Allora adesso sentiamo da lei, Pamela, una piccola storia, un piccolo riassunto della tua vita artistica. Vabbè, direi che questi anni, questi 10 anni, quasi 11 ormai che sono in orchestra, parlano da soli. Ho avuto la fortuna di imparare molto, di avere dei grandi colleghi, dei grandi insegnamenti da lui, e devo dire che ho avuto anche la fortuna di lanciare dei brani che poi hanno cantato tutte le mie colleghe, quello vuol dire tantissimo. Poi ovviamente prima di arrivare da lui un po' di gavetta c'è stata, non rimpiango, e serve sempre tutto nella vita, perché quello che ti porta poi a essere quello che sei vuol dire che ti è servito di esperienza, e quindi direi che sono stata fortunata. Nel lavoro sono stata molto fortunata a trovare le persone giuste che mi hanno fatto diventare quella che sono, nel bene e nel male. No, però adesso mi devi dire un pregio e un difetto di Daniele. Così su due minutini. No, beh, il pregio... Dai. Appena preso la busta paga. Ho appena preso la busta paga. Quindi tagliamo... Allora, guarda, ti dico subito, il pregio, che è come lo vedi, è alla buona. E l'unico difetto che magari può avere è sempre lo stesso, che lui è com'è, cioè se dobbiamo litigare, litighiamo, nel senso che non ce le mandiamo a dire, ce le diciamo in faccia. Dunque, pregi e difetti sono quelli di essere come siamo, che poi penso che davanti alla gente vada bene così, ed è un pregio per loro che ci vedono quello che siamo. Allora Daniele, tu sai che questo, il lavoro dell'orchestra è iniziato tanti decenni fa con le orchestre romagnole che facevano del folklore, adesso evidentemente non va più di moda. Ho sentito anche altre orchestre, che anche quelle romagnole, che mi hanno confermato questo fatto. C'è la crisi, quindi bisogna sapersi rinnovare. Mi pare che tu ci sia riuscito in un modo esemplare, devo dire. Come si combatte la crisi delle orchestre di musica da ballo, dei locali che chiudono, delle feste che chiudono? C'è un motivo, visto che tu continui a suonare quasi tutte le sere? Ma io direi che, come dici giustamente te, è importante rinnovarsi, però nel modo giusto, perché bisogna guardare sicuramente in avanti, fare le cose nuove, la gente la apprezza, senza dimenticare la tradizione, perché comunque il liscio va fatto anche bene, perché la gente lo sa, è anni e anni che lo ascolta e non va, diciamo così, buttato lì, va fatto con un certo criterio e fatto bene. E quindi secondo me la formula giusta è l'innovazione, senza tralasciare comunque la tradizione e le belle canzoni. Ci sono tante canzoni che canta Pamela, che voi suonate, tanti successi. Da dove deriva questa vena creativa, così, a partire già dalla catena, che magari è una cover, ma anche altri successi, come il più recente, come Mami, è vero? Mami, abbiamo anche lì, è stato un esperimento e sta piacendo molto. Adesso è un po' presto per capire se funziona, però abbiamo tanti buoni riscontri, la gente si diverte, lo balla, cerca di impararlo, anche se non è difficile, però sai, le prime volte, però cerchiamo sempre di dare qualcosa di nuovo, anche a volte ci si riesce, a volte un po' meno, però è giusto, come ti dicevo prima, cercare di provare.
Allora Pamela, c'è una canzone che quando inizia una serata tu dici spero che questa sera riesca a cantarla, oppure una canzone che canti sempre, insomma una canzone che hai piacere di cantare tutte le sere, ce n'è una in particolare? Beh, tralasciando Lui è una catena che tanto non potrei non farle perché sono le colonne dell'orchestra. Guarda, vado sulle cover perché tu hai detto di ricordare le grandi cantanti. Io prendo esempio Mia Martini, quindi per me è un'emozione sempre cantare lei, ed l'ho cantata per tanti anni in pista e quando me la richiedono sono felicissima di farla, Minuetto, che è un pezzo che a me fa venire sempre i brividi. Sarà perché comunque quello che dice, sarà per ricordare lei, che per me è stata una delle più grandi, comunque Minuetto. Estaba linda y bonita, allá la playa del sol, con su mirada y su sonrisa, me volvió loco de amor. Y sin miedo y sin temor, un beso ya me dio, no sé qué me pasó y hoy. Y ahora tengo aquí, adentro el corazón, las ganas de cantarle así. Mami, solo por un beso me volviste loco, loco de pasión. Niña, sabes que te amo, calienta el verano, quema el corazón. Nella tua vita artistica c'è un rimpianto, qualcosa che avresti voluto fare e che purtroppo non sei riuscita a fare? Bella domanda. Io spero di aver fatto, cioè sinceramente non credevo di fare neanche quello che ho fatto, io sono già fortunata così. Non credevo di avere questa fortuna, di comunque lanciare quello che ho lanciato. Spero sempre una cosa, io non vedo mai le cose negative, spero che non sia finita qua e che arrivi magari il terzo successo dalla mia voce, dell'orchestra, e quindi di dire guardiamo avanti, che non sia solo questo l'arrivo, ma un punto d'inizio per qualcosa ancora di più grande. Allora magari adesso fai una cosa, scegli una delle tue canzoni e la dedichi a chi ci sta ascoltando e noi la faremo ascoltare immediatamente. Allora, volentieri, io la dedico
a tutti i nostri amici che fortunatamente sono sempre di più, a tutte le persone che ci vogliono bene, anche quelle che non ce ne vogliono, comunque che ci seguono e che comunque magari a loro modo ci fanno parlare, ci fanno diventare quello che siamo. Io la dedico a tutti praticamente, quelli che fanno anche tanti chilometri, perché c'è della gente che per raggiungerci parte da Piacenza, arriva a Perugia, e quindi veramente gli possiamo solo dire grazie. E io voglio dire un grazie particolare a tutti quelli che in questo periodo a me sono stati vicinissimi, che è un periodo un po' così, e quindi gli dedico di cuore una nostra canzone, La Catena, perché poi è veramente quello che ci lega a loro, una cosa, un affetto incredibile. E non lo dico tanto per fare la sviolinata, ma è vero. Se non certe sere, se non avessimo loro a darci la forza tra la stanchezza, il caldo, i tanti chilometri, i problemi magari nostri familiari, salire sul palco non sarebbe così facile. Con loro sempre lì ad appoggiarci è un bel aiuto. Grande. Servi un cuscino, e tu che te ne vai per ritornare da lei, domani ci sentiamo. Vorrei abbracciarti ancora per dirti che ti amo, ma lo vedo nei tuoi occhi che per me tu non ci sei più. Mi resta il silenzio per pensarti ora intere, convincermi ancora che per stare con te vale la pena soffrire, e minuti qui sola che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco. Che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Cervi ancora che per stare con te vale la pena soffrire, e minuti qui sola che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco. Tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te.
Daniele, posso usare ancora questo termine che magari a qualcuno non piace, il capo orchestra, insomma, che poi è il titolare di un'azienda, insomma, parliamoci chiaro. Cosa significa fare il titolare di un'azienda al giorno d'oggi? Vediamo inquadrato un pullman, vediamo delle strutture di un certo tipo. Insomma, che cosa significa quest'oggi? Bisogna sempre stare attenti a tutti i particolari. Significa avere molte grane come in tutte le aziende, non solo nell'orchestra che è un'azienda anche questa, però cercare di seguire le regole giuste e trovare la gente giusta che è importante, i collaboratori, i colleghi che ti danno una mano, perché da solo alla fin fine non fai niente, bisogna riuscire a creare una squadra o un gruppo che funzioni, ecco quello l'importante. Allora, stessa domanda che ho fatto a Pamela prima, un rimpianto nella tua vita artistica, ovviamente non in quella privata perché non la conosco, ma nella tua vita artistica hai un rimpianto? No, non ne ho dei rimpianti perché veramente ho fatto proprio quello che mi piaceva, ho iniziato a suonare in orchestra, pensa, a 13 anni e mezzo e facevo ancora le medie, quindi, e poi ho fatto il professionista, diciamo così, in un'orchestra professionista a 17 anni, poi ho fatto la mia orchestra a 25, quindi ne ho fatte veramente di tutte e ne farò ancora, ne faccio ancora tante da fare. Cioè, praticamente quando è che faremo un compleanno di quelli a cifra tonda? Ce n'è in previsione qualcuno? Vediamo, sicuramente ci sarà. I 30 anni li faremo sicuramente, abbiamo festeggiato i 25, è stata una festa meravigliosa davvero. Faremo i 30 anni adesso, ci abbiamo tante cose in testa, vediamo un po'. Hai intenzione di mollare, di salire sul palco o è ancora una passione di quelle che si fa fatica a portare avanti? La passione c'è, non molliamo, anzi più vai avanti, più capisci tante altre cose e andiamo avanti, sempre. Cosa mi dici del tuo impresario, di colui che ti vende tutte le date, che insomma è un personaggio simpaticissimo a mio parere, un grande professionista di questo lavoro, è uno dei più apprezzati, stiamo parlando di Fausto Troglia, è un rapporto non so da quanti anni, ma insomma ti segue da tanto tempo e mi sembra che sia un rapporto di stima reciproco. Assolutamente sì, ho iniziato con lui, in collaborazione c'era il grande Aldo Zardi, purtroppo è mancato, dopo 3 anni che avevo l'orchestra io, poi ho seguito lui come agenzia, non ci sono stati problemi, si va avanti con le stesse idee, le stesse cose, ci sono problemi, cerchiamo di risolverli insieme, tutto bene. Cosa consiglieresti ai gestori delle sale da ballo che mediamente uno o due all'anno chiudono? Di aggiornarsi e cercare di portare gente nuova nel locale anche a livello di età, cercare di creare un tipo di una rosa di orchestre che accontentano anche la gente, un attimino i quarantenni, i cinquantenni, ecco, per fare anche un pubblico anche diverso, ecco, l'unica cosa che posso dire è quello, poi non è facile comunque. A chi ci sta ascoltando cosa potremmo dedicare? Cioè, se fosse la canzone che tu dovessi presentare, che non so, ad un festival importante, proprio per spaccare giù tutto, quale canzone dedicheresti? Che adesso poi faremo ascoltare. Non la sua che ha detto lei, un'altra, no, ma sono tante le canzoni che ci piacciono, ti dico, abbiamo tanti successi, le nostre due colonne importanti, ha detto giustamente bene la Pamela, una catena e lui. Lui ti devo dire che ultimamente sta andando ancora meglio di prima, perché è ancora molto 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 richiesto, gli dedichiamo lui. Va bene, allora un saluto anche da Pamela. Biondissima, affascinante, quando sei sul palco insomma hai sempre un tuo carisma particolare, più di Daniele, di' la verità. Il mio amore è lui, la mia vita è solo lui, non mi importa se devo soffrire, ma sono vicino a lui,
le braccia sue, le sue labbra sulle mie, e puoi fare ancora l'amore. No, non mi importa se un giorno dovrà finire. Sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima, non mi fa vivere. Quasi quasi gli telefono, dai faccio il numero e suona libero. Scusa amore, un minuto è per dirti ti amo, senza te non resisto. Ci vediamo questa sera amore, non vedo l'ora, torna presto. Il pensiero va e mi porta ancora là, nei suoi occhi blu come il mare. Lo so mi tradisce, ma poi sa farsi perdonare. Ma questa notte noi ci incontriamo e poi la passione ci fa volare.